Le classi successive, ovviamente, il progetto didattico diventa più complesso. Nelle pagine dedicate alla lettura, ogni unità abbina non solo un tema, ma anche l'esplorazione del primo genere testuale. Ecco quindi che l'apertura riporta ancora la parola dell'autore, la parola ai bambini, ma anche dentro il testo. Per la prima volta cominciamo a esplorare un genere testuale. Faccio vedere ad esempio come in una pagina dedicata alla descrizione abbiamo proprio una prima riflessione su quello che è il testo che stiamo leggendo. Ogni unità si chiude con un orasoché, quindi una mappa concettuale che aiuta i bambini ad orientarsi all'interno dei testi che hanno esplorato. Queste mappe concettuali ritornano in ogni disciplina, sono dei punti cardine del progetto. È un aiuto fondamentale, ma non solo per la lettura, ma per la storia, per la geografia, per le scienze. Sempre un orasoché, si fa il punto su quello che si è imparato. Anche per la classe seconda abbiamo dei giochi per apprendere. I bambini spesso sono invitati attraverso il movimento, il corpo e la simulazione a confrontarsi con quello che è il pensiero astratto della matematica, sempre per fare in modo che questo sia più vicino possibile a loro. Ecco, quando è possibile torniamo al concetto dell'album fotografico. Ci sono dei momenti in cui ancora i nostri amici in qualche modo organizzano il loro materiale attraverso l'album. Questo è un fil rouge che continua dalla prima alla terza. E guardate che meraviglia per quanto riguarda la classe seconda potersi confrontare col passato dei propri nonni. Ma in classe terza, ovviamente, la parte disciplinare diventa più organizzata, diventa più strutturata. Si parte sempre dall'osservazione, che è uno degli elementi fondamentali, e anche delle domande che attraverso questa osservazione possono scaturire nei bambini. Poi un testo narrativo, proprio perché è un'entrata lieve all'interno dell'argomento, e poi sempre un osservo, studio, provo e sintetizzo. Quindi ancora una volta la mappa, l'orasoché e gli esercizi che fanno esercitare i bambini per aiutare ad apprendere un metodo di studio di successo.